Tanta gente soffre, tanta è preoccupata, tanta si trova in difficoltà e non sa come fare. E allora voglio rispettare e apprezzare le norme sanitarie che sono state date. Per questo mi fermo alla soglia del mio ospedale maggiore. Però voglio dire coraggio a tutti. Una preghiera di fronte all'ospedale San Donato di Arezzo, così il vescovo Monsignor Riccardo Fontana ha voluto far sentire la sua vicinanza ai malati ricoverati, a tutto il personale sanitario, medici ed infermieri ogni giorno in prima linea e a tutta la città. Preghiamo innanzitutto per i malati. Tutti i malati di questa terribile pandemia, il Signore intervenga e ci liberi dal male. Non sono ovviamente permesse le visite in questi giorni ai ricoverati, così Monsignor Riccardo Fontana ha deciso di pregare benedicendo idealmente i malati. Vi voglio dire che il mio desiderio sarebbe fare il giro e venire a trovarvi uno per uno, ma non si può. E allora facciamo ugualmente un atto di presenza nel rispetto degli altri. Il pensiero poi, anche in occasione della festività di San Giuseppe, è ovviamente andato a tutto il personale sanitario. Medici straordinari, ce l'abbiamo in Arezzo e tutto il territorio della provincia, ma ce l'abbiamo anche in Italia, e direi per i medici, le caposala, gli specialisti, tutto il mondo degli infermieri, che sono quelli che sono più vicini ai malati in questo momento, per le donne delle pulizie, per tutti quelli che fanno funzionare l'ospedale, per i miei cappellani che sono qui, malgrado il pericolo, sono in servizio ogni giorno come se nulla fosse, pronti ad aiutare chi li chiama. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Si sente uniti un po' tutti insieme rispetto a questa epidemia. La famiglia ospedaliera è una famiglia divisa dalle professioni, ma in questo momento assolutamente unita. È chiaro che c'è ansia, paura, preoccupazione, sono sentimenti condivisi da tutti, a maggior ragione da chi presta assistenza nei confronti di questi pazienti.